Krasnodar che ha un discreto seguito di tifosi qui a Lugano sugli spalti, squadra che vediamo per la prima volta in questo campo, due partite giocate nel campo A, 0-0 col Borussia Dortmund e 1-0 sconfitta contro il Chelsea. Squadra che ha un'operazione piuttosto particolare, con giocatori con numeri come 53, 68, 35, 36, insomma, sceglie la fantasia la squadra russa. Il Malaga che invece, come detto, ha ancora, deve ancora trovare il suo primo gol nel torneo. Squadra che ha, come dicevamo, vinto il campionato spagnolo 2006 nei giorni scorsi. Insomma, ci si aspetta forse un impatto più importante su questo torneo. Nel campo A, contemporaneamente a questa partita, ci sarà Roma-Borussia Dortmund. Roma che, come detto, ha già di fatto archiviato il discorso qualificazione alla finale, basterà un pareggio le prossime due partite, non è in discussione peraltro questo evidentemente per andare in finale. Lo ritroveremo quasi certamente alle 16.45 a giocarsi il primo posto. Si va con il Malaga in possesso di palla, squadra che deve subito mandare un segnale, vediamo, all'avversario, perché insomma per il momento, anche se è quella che ha creato più problemi alla Roma, è anche quella che però ha perso con un gol di scarto, ed è uno scarto che potrebbe essere decisivo in caso di arrivo a pari punti. C'è Muñoz Navas all'indietro per il numero 11 Sanchez Guzman, poi il numero 5 Molina Cayuela. Sale con i tempi giusti Losada Jimenez, ma commette fallo, c'è punizione per il Krasnodar. Battuta con numero 35 Zakharov, fermato proprio da Losada Jimenez. Attenzione Krasnodar che parte, numero 17 Khabarov. Khabarov mette al centro la buona palla per il numero 21 Sibirski, un attimo di ritardo sul secondo palo, si salva il Malaga, meglio il Krasnodar in avvio, 68 in questo momento Tretiakov, per il numero 35 ancora Zakharov, per il numero 15 Umnikov e per il numero 53 Larionov, ancora Umnikov, Zakharov. Ancora parla il Malaga, Muñoz Navas dentro per la prima punta, numero 8 Amdi, che sta facendo adesso l'attaccante. Sono curiosi il cambio di posizione anche la formazione spagnola. Ancora parla ancora Muñoz Navas, ricomincia numero 11 Sanchez, poi attaccato Rosario Jimenez, rimane in piedi, l'intervento, la punizione per il Malaga, due minuti, calcio piazzato per gli andalusi. Sfruttati poco i calci piazzati in questo torneo, giocatori che non hanno particolari doti fisiche tali da essere dominanti su questo tipo di fondamentale. Vediamo se però succede qualcosa. Questo calcio di punizione viene messo centro area e allontanato correttamente nella difesa del Krasnodar. Calcio lungo, c'è un calcio di punizione a favore ancora del Krasnodar, fallo subito dal numero 21 Aleksandr Sibirski. Si scaldano alcuni giocatori del Malaga in panchina, anche un po' di stanchezza, un po' di caldo, siamo intorno a mezzogiorno. Viene messo in mezzo dal numero 17 Khabarov, l'area, arriva dall'altra parte Glovatsky, che ricordiamo nelle edizioni precedenti, la grande occasione per Zakharov che poi mette indietro il tiro respinto, ancora Krasnodar, ancora pericolosa la squadra russa, non è finita, il pallone in mezzo, c'è la fuori gioco, c'è anche la parata di Villa Garcia, ma anche un giocatore Malaga a terra peraltro,
Krasnodar meglio nei minuti iniziali. Si è ripreso il giocatore del Malaga, colpito dalla pallonata di un giocatore del Krasnodar. C'è una rimessa al fondo per gli spagnoli. C'è il cambio, intanto rientra il numero 10 Alejandro Contreras Bonora. Questo volante, il giocatore del Malaga, che ha accompagnato di spalla il massaggiatore del Malaga. Cambio dunque in campo a Contreras, si ricomincia con il Malaga che cerca sempre di giocare il pallone dal basso, cosa che viene insegnata ormai da tutti i principali tecnici, quantomeno in Spagna. Attenzione ancora al Malaga con Sanchez, limite dell'area, pallone in mezzo, Hamdi lo lascia rimbalzare e attento Blavatsky a evitare l'intervento dell'avversario. Poi ancora Malaga. Pallone recuperato dal Krasnodar con numero 26 Rizkov, che va giù, fermato. Munoz Navas, poi Contreras, ancora Munoz Navas. Hamdi spara la porta, deve girarsi in mezzo a tre avversari. Cerca un destro che crea pochi problemi al altissimo per l'età portiere del Krasnodar. Si tratta di Daniil Ladoka, 3 gennaio 2006, quasi al limite della sua carta d'identità, però portiere che sembra davvero fisicamente piazzato bene. Subito un solo gol, come d'altra parte ne ha subito quasi tutte le squadre. Uniche squadre ancora imbattute, la Roma e il Borussia Dortmund, che stanno affrontando in questo momento sul campo A. Attenzione al Krasnodar, ancora la giocata strepitosa di Zakharov, Khabarov ribattuto, ma il Krasnodar fa la partita anche con un po' di sorpresa, va detto, lo diciamo. Semenchenko anche in campo con numero 25, poi numero 53 Larionov, Umnikov va da solo, gran palla per il 26, pallone per Khabarov, colpito malissimo, però è facile l'intento di Villa Garcia. Qui una buona occasione questa per il Krasnodar, però sinistro davvero masticato. Numero 17 Krasnodar, Malaga in difficoltà, pallone lancio lungo per Hamdi. Hamdi prova a fare da solo, attende l'arrivo di compagni, va da solo Hamdi, va sul fondo, prova il tiro, grande giocata di Hamdi. La respinta di Ledocca. Occasione Malaga tutta creata dal suo numero 8 Ayob Dani Hamdi. Malaga non brilla neanche in questo momento. Attenzione a questa parola difficile, deve intervenire con le mani Villa Garcia. Riparte il Malaga, almeno ci prova. Proprio a entrare nel Krasnodar anche con il numero 30, un giocatore di cui però purtroppo non abbiamo l'identità. Allora vedremo. Munoz Navas se ne va, vince un rimpallo, mette in mezzo l'occasione per il Malaga, la colpisce Contreras, la smorza Hamdi, la para la Doca. Occasione importante per gli spagnoli con Contreras, ancora una volta arriva a concludere, ma c'è sempre qualcosa di storto che gli succede quando si presenta a calciare. Dall'altra parte prova una giocata complicatissima, Semenchenko, alla fine ne esce il Malaga in qualche modo, rilanciando l'azione ancora per lo scatto di Hamdi, che rimane un po' isolato in avanti. Di posizione regolare, adesso rientra sul destro, passa sul sinistro, mette il passaggio, nulla però, malinteso qui proprio con Contreras. Un po' di cambi nel Malaga, pronti a rientrare col numero 5 Molina Cayuela, col numero 9 Alvaro Sanchez. Dentro anche, come detto, il numero 30 del Krasnodar.
partita che si mantiene incerta, equilibrata. Lo sbagliato di Andy, poi velocissimo il numero 26 del Krasnodar, Rizkov, tocca per Umnikov, ancora Umnikov, ancora Umnikov, limite dell'area, Umnikov rientra sul destro, rimpallo, pallone allontanato dalla difesa spagnola. Rimane il Krasnodar, la squadra più pericolosa in questo primo tempo che si avvia alla conclusione. Siamo al decimo minuto, calcio di punizione per il Malaga, il fallo del numero 53 Kirill Larionov. Sta per entrare anche il numero 11 Samuel Sanchez, entra adesso Molina Cayuela. Soggiorno intanto a Lugano, campo Cornaredo, campo A e campo B, Krasnodar Malaga, partita che vale posizioni più nobili di una classifica che vede per ora ultima e penultima squadra russa e spagnola, e va detto, da questa partita si intuisce forse anche il motivo, in attacco davvero poca qualità, entrambe le squadre ancora alla ricerca, come d'altra parte anche Lugano e Dortmund, nei primi gol, sento contro con la Roma, uno del Chelsea e le altre ancora a secco. E la palla scivola sul fondo. Però è difficile da giocare per Kenai Fernandez, rientrato anche lui, e la docca sono tutti comunque estremamente attenti a non sbagliare disimpegni, va detto che qualità notevole questa per dei bambini di 12 anni, tutti estremamente puliti quando si tratta di far partire l'azione. Bella giocata adesso per il Krasnodar, attenzione, un 3 contro 1 pericolosissimo proprio nel finale del primo tempo, e manca l'ultimo passaggio, però la formazione russa si dispera in panchina, l'allenatore, mancato lo spunto finale a Rizkov per andare a calciare verso la porta. Schiaffo il Malaga proprio alla fine del primo tempo, c'è spazio per un'ultima azione. Ci prova Muñoz Navas, rientra sul destro, non lo molla Treziakov, ancora Muñoz Navas, mette in mezzo, una buona palla, Amdi va giù, si gioca e fra poco sarà finito il primo tempo, ma vediamo se c'è spazio per l'ultima azione, pallone nel campo aperto per l'avanzata del numero 21 del Krasnodar, si trattava di Sibirski, fermato regolarmente, finisce qui con un paio di brividi finali per il Malaga, il primo tempo 0-0, a fra poco per la ripresa. Si ricomincia il secondo tempo tra Malaga e Krasnodar, la quinta e ultima partita del mattino, partite di girone ancora, si sta lentamente componendo la classifica del girone che porterà poi alle tre finali, la Roma sembra quella nettamente più in vantaggio, Roma che sta, se non abbiamo risultati non aggiornati, pareggiando 0-0 contro il Borussia Dortmund sul campo A. Ed è il Krasnodar che sta giocando meglio in questa partita contro il Malaga, cercando il vantaggio, sfiorandolo un paio di volte. Malaga che continua a fare molta fatica in attacco, a portare pericoli. Attenzione al numero 25, l'avanzata di Semenchenko, poi fermato. Malaga che riparte. Il numero 10 in campo, Contreras, Bonora. Anche il numero 5 Molina Cayuela, il valore molto alto,
ancora Contreras, Muñoz Navas rientra sul destro, fermato di fisico da Khabarov, poi il fallo è suo e allora punizione per il Krasnodar, che continua tranquillamente a controllare, squadra che come detto è ultima a un solo punto e ha bisogno di vincere per ripartire, poi avrà da incontrare la Roma e non è facile, poi il Lugano forse è una partita un po' più accessibile, ma insomma deve comunque fare almeno 6 punti, per almeno 5 punti per tentare il riaggancio alla zona delle finali, la finale più importante quantomeno. Corre Krasnodar pericoloso adesso con questa iniziativa del solito Sibirski, poi fermato, ricomincia il Malaga, Amdi, Cayuela, ora di Cayuela, se ne approfitta il Krasnodar, attenzione a Sibirski, parole dentro, la grande occasione per il destro sul palo da parte di Khabarov, poi ancora Khabarov in mezzo, occasione clamorosa per il Krasnodar che non riesce a segnare, occasione colossale per andare in vantaggio con Umnikov che ha centrato un suo compagno, il palo di Khabarov, l'azione continua, ancora Khabarov sul giocatore del Malaga che peraltro è stato colpito al volto dal rimbalzo e poi insomma il Krasnodar ha avuto ancora un'occasione importantissima per andare in vantaggio e cambiare forse anche la partita. Sta rischiando il Malaga su questi disimpegni un po' leggeri in difesa. E riparte ancora il Krasnodar con un altro pallone che mette in difficoltà la difesa del Malaga. Umnikov fermato in maniera regolare mentre è giù un altro giocatore del Malaga che viene poi soccorso dai compagni, Malaga che prova anche un po' a rifiatare dopo il brutto pericolo corso un paio di minuti fa. Gioco fermo. E riparte il Malaga con un altro rischio in disimpegno, poi c'è il fallo, troppo aggressivo l'intervento di Sibirski e la punizione per gli spagnoli che ricominciano, non ci provano con l'osata Jimenez, ma vedete come il Krasnodar adesso faccia pressing a tutto campo che mette in difficoltà le uscite del Malaga. Ancora l'osata Jimenez, pallone che passa. Lo gioca ancora in avanti il Malaga con Contreras Bonora. Fuori gioco di Dani Amdi. Non sta incidendo granché, va detto, nel suo ruolo nuovo di attaccante. Sibirski. Parole controllato male dal Krasno, dalla parola che diventa pericolosissimo, la grande occasione ancora una volta con Umnikov dopo un'altra leggerezza difensiva del Malaga, alla fine calcio d'angolo questo per i russi, la leggerezza del numero 4 Merino Rodriguez, Umnikov bravo il portiere a ribattergli il primo tiro, poi il rimpallo fa sì che la palla finisca in angolo, ancora Umnikov pensa al destro, lo prova, niente di che, non è finita però. O forse sì, o forse riparte il Malaga, no, riparte ancora il Krasnodar con Umnikov. Tante occasioni per i russi che meriterebbero il vantaggio, si è salvato il Malaga ripetutamente in questa partita. Adesso provano a venire avanti con Alvaro Sanchez, buono il pallone per Muñoz Navas, passato a destra in maniera sorprendente dopo aver giocato tutto il tempo a sinistra, qui guadagna un calcio d'angolo.
spinge la bocca, la docca. Spasso in mezzo, lontana la difesa del Krasnodar, poi pensa a una ripartenza veloce che non coglie però il preparato Villa Garcia. Contrasto alla peggio Samuel Sanchez, si gioca, si ricomincia dalla portiera del Malaga. Ayuela. Poi Lozada Jimenez, pallone che si perde in faro laterale. C'è molta stanchezza anche per il Malaga, terza partita consecutiva, la quarta di questa mattinata, solo la Roma ne ha giocate altrettante. Che voglia anche un po' di rinfrescarsi le idee e le gambe, che andando a pranzo tra poco. Poi si ritorna in campo alle 13:20 con Lugano Krasnodar sul campo A e Chelsea Borussia Dortmund sul campo B, per decidere di fatto la seconda posizione che porterà la finale secca. La rimessa è per il Malaga, succede poco in questo momento della partita, c'è qualche cambio, per esempio rientra con il numero 5 Chernyshev nel Krasnodar. Ancora i russi in attacco, lo grande occasione, ma controlla male proprio Chernyshev. Se avesse controllato bene sarebbe riuscito ad andare a calciare a tu per tu con Sanchez Flores, e invece si allunga il pallone. Pochi minuti alla fine, 3-4 minuti alla fine, partita Krasnodar meriterebbe di vincere. Ancora l'attacco di Merino Rodriguez in continua difficoltà, l'alto numero 4 del Malaga, però è bravo stavolta a riuscire, riparte il Malaga velocemente, almeno ci prova con Sanchez che fa passare questo pallone che arriva al numero 3 Muñoz Navas. Grande intervento da parte di Zakharov, ed eccolo ancora Zakharov, allarga per Chernyshev, ancora Zakharov, difficile togliere le palle ai giocatori russi, ci riesce ora il Malaga ma rischia ancora su questo altro passaggio a Merino. C'è il fallo qui di Chernyshev e la punizione per il Malaga. Insomma, sembra rinviato l'appuntamento col gol per queste due squadre. Lozada Jimenez, pallone non male sul secondo palo, deve intervenire coi piedi la docca e regalare rimessa laterale al Malaga, che quantomeno rimane lontano dai guai della sua metà campo. Tutta la rimessa Sanchez, fermato, fece un contrasto, parte ancora il Krasnodar, una gran palla dentro per il solito Sibirski, interviene però l'arbitro, c'è una punizione per il Krasnodar. Zakharov, pallone niente male ma tutto inutile, fuori gioco, gioco fermo, sta scivolando via anche questo secondo tempo di Krasnodar Malaga, ennesimo 0-0 di questa mattinata, sarebbe il quinto senza puntare Roma Borussia Dortmund. Ora Sibirski, il pallone allontanato in malo modo dal Malaga che prova a uscire,
c'è sempre, però il Krasnodar ha messo benissimo in campo, meriterebbe di più dell'ultimo posto che occupa adesso la squadra russa. Ancora Sibirsky, grande giocata, Sibirsky colpisce male, addirittura in faro laterale il pallone che non riesce a essere tenuto in gioco da Zakharov. Questa è un'altra grande occasione per Sibirsky, in grande difficoltà il numero 4, Merino, continuamente attaccato, prende fallo, punizione per il Malaga che può rifiatare un po'. Sta scivolando via allora i minuti finali di questo Krasnodar Malaga, in cui il risultato non si è mai sbloccato come tante altre partite di questa giornata. Adesso vedremo se nel pomeriggio, quando le partite saranno più importanti, succederà qualcosa. Numero 25, ancora lui, ancora Ivan Semenchenko, poi pallone che rotola in calcio d'angolo. Attenzione che Krasnodar va a costruirci un'ultima occasione per provare a vincerla, e meriterebbe di vincere il Krasnodar questa partita. Proprio Semenchenko pronto a fischiare anche l'arbitro, Zakharov andrà a battere, batte corto il Krasnodar, ora Zakharov, Zakharov mette in mezzo, c'è nessuno. Schietto in bocca per l'arbitro, pronto a decretare il finale di questa partita. Si va avanti col Malaga ancora in possesso di palla, vediamo se fa finire quest'ultima azione. Sanchez, no, pallone recuperato da Krasnodar, si gioca ancora ed è fino in fondo il Krasnodar che arriva a calciare, la grande occasione, il miracolo, la porta è vuota, il gol del Krasnodar all'ultimo minuto, la vince il Krasnodar con Sibirsky all'ultimo minuto, e finisce la partita proprio all'ultimo minuto. Era stato strepitoso Sanchez Flores, ma sulla ribattuta di testa addirittura Sibirsky, e il Krasnodar trova tre punti fondamentali per continuare a sperare nell'accesso diretto alla finale. E questa invece è una brutta sconfitta per il Malaga, che sembra ormai quasi tagliato fuori dalle prime posizioni. Festeggiano i giocatori russi, 1-0 Sibirsky, colpo di testa importantissimo, Sibirsky. Finisce qui 1-0 il programma mattutino di questo campo B. A più tardi, alle 13.20, si ripartirà con Chelsea, Borussia Dortmund. Sullo sconforto dei giocatori del Malaga seduti a centrocampo. È tutto per questa mattinata a Lugano, con il Lugano Champions Trophy.